Buongiorno a tutti, 11.45, abbiamo anticipato un po' il nostro consueto appuntamento con Focus TG, un anticipo dovuto al fatto che tra poco andremo a Padova perché ci sarà all'interno dell'azienda ospedaliera l'inaugurazione di un centro per la cura cellulare del diabete, quindi certamente un centro all'avanguardia per la medicina non solo padovana, ma è naturale che poi queste iniziative, queste novità abbiano poi ripercussioni su tutta la sanità del Veneto. 11.45, dicevo, tra poco ci collegheremo con Padova, dove il governatore Luca Zaia inaugurerà, dicevo, questo centro. È possibile che poi faccia anche un punto della situazione sul Covid, sulla pandemia, con numeri davvero molto alti. Poi vi mostrerò il bollettino delle ultime 24 ore, un balzo ulteriore in avanti dei contagi, davvero situazione molto difficile da questo punto di vista per il numero dei contagi, soprattutto c'è un grande dibattito in corso anche sulla quarantena, cioè sull'opportunità di ridurre la quarantena per i vaccinati dagli attuali 7-10 giorni, ridurla a seconda che si sia contatti di positivi o si sia veramente positivi, ridurla a 3 o a 5 giorni addirittura, insomma, però questo è il mondo scientifico che lo deciderà, il dibattito è aperto, il governatore si è già detto favorevole a questa riduzione e con lui il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Abbiamo anche registrato ieri uno studio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sulla variante Omicron, in sostanza la terza dose di vaccino copre con una certa, diciamo, sicurezza dai rischi più gravi anche di questa variante, dicevo. Insomma, queste un po' le notizie di ieri e poi magari c'è la possibilità di vedere anche qualche servizio dei nostri colleghi, però non li facciamo vedere adesso perché davvero mancano pochi minuti prima del collegamento con Padova, un collegamento previsto con la nostra collega Valentina Visentin tra pochi minuti, e poi alle 12 l'inizio di questa inaugurazione che noi seguiremo in diretta, una inaugurazione alla quale prende parte, e ovviamente insomma, sarà protagonista anche il governatore Luca Zaia. E nel frattempo, insomma, dal mondo del commercio arrivano preoccupazioni per le tante disdette che fioccano in questo periodo per il Capodanno, ma anche per le vacanze natalizie. Anche in alcune località di villeggiatura, insomma, cominciano a esserci delle disdette, e quindi la preoccupazione è forte dal mondo del commercio. Ma c'è anche l'altro dibattito, che è quello sui tamponi, quindi una situazione difficile per la gestione dei tamponi, numero altissimo a ridosso del Natale. Molti quelli che hanno scelto o cercato di eseguire il tampone prima di trovarsi con i familiari, ma nello stesso tempo, con un numero così alto di contagi, c'è anche un numero altissimo di tamponi da eseguire, di solito prescritti dai medici di base, proprio per verificare la situazione personale, cioè se si è positivi o no. E proprio per questo a Padova, ma anche nelle altre città, si è registrato davvero un boom con i punti tamponi delle ULS, anche quelli dell'ULS 6 appunto di Padova, costretti a chiudere anzitempo i cancelli per un numero eccessivo di tamponi da effettuare. Parliamo di centinaia, se non di migliaia addirittura, di tamponi che ogni giorno vengono effettuati nei punti quelli ufficiali, diciamo, anche perché nelle farmacie in teoria non si potrebbero recare a fare il tampone le persone che sono positive o tantomeno che hanno dei sintomi, quindi chi ha sintomi deve, attraverso il medico di base, andare nei punti tampone dell'azienda ospedaliera, dell'US. Quindi anche in questo caso è tutto più difficile. E è di ieri anche l'appello del governatore Zaia alle farmacie perché aprano anche la domenica, proprio almeno per effettuare tamponi, farmacie che insomma anche in questo caso effettuano da alcune decine a centinaia di tamponi al
al giorno, quindi un grosso sollievo alla macchina pubblica, ma insomma non è così diciamo automatico che per esempio anche la domenica possano effettuarli. Ecco, siamo sempre in attesa di collegarci con Valentina, credo manchi davvero poco. Vi dico solo che secondo Andreoni, Massimo Andreoni, che è primario di infettivologia al Tor Vergata, ci vorranno 10 anni perché Omicron diventi un semplice raffreddore. Sì, Valentina, grazie. Dove verranno trattate direttamente le insule pancreatiche che poi verranno infuse nei pazienti affetti da diabete di tipo 1. Una cura innovativa che permetterà appunto nuove possibilità di terapia e soprattutto eviterà i trapianti, che sono comunque interventi molto invasivi e che spesso vengono fatti per i malati più gravi di diabete. Siamo qui in attesa del governatore del Veneto Luca Zaia, che è atteso proprio per inaugurare questo nuovo centro di avanguardia. Il progetto e la sperimentazione erano già partiti questa estate per questa terapia. Oggi si trova la giusta sede, la giusta collocazione, dove qui proprio fisicamente verranno trattate le cellule delle insule pancreatiche. A momenti dovrebbe arrivare il governatore del Veneto, se non sbaglio dovrebbe essere qui, perché stiamo vedendo i movimenti. Ovviamente dovrà essere sottoposto anche lui a tampone, come siamo stati sottoposti noi a tampone prima di iniziare questa presentazione. Commenterà sicuramente i dati, che come avete visto non sono di certo buoni. Oggi si sono superati 7.400 contagi, qui a Padova 1.300, una delle province più colpite insieme a Treviso, e tuttavia c'è stata una grande accelerazione per quanto riguarda le vaccinazioni. Eccolo qui, il governatore Zaia sta per fare il tampone, poi dovrebbe essere qui. Abbiamo sentito anche il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, il dottor Giuseppe Dalben, che ha parlato che insomma a fronte di questo numero incredibile di contagi non si registra una pressione così forte sui reparti ospedalieri. Questo è il dato che tuttavia Sì, Valentina, ti interrompo solo un attimo, torniamo subito da te, facciamo una brevissima pausa così poi siamo pronti a seguire la diretta con l'arrivo anche del governatore Zaia. Cinque di nuovo in studio, di nuovo con Focus, torniamo da Valentina, dovrebbe essere davvero a momenti il governatore Zaia, intanto che sta arrivando, e quindi adesso ascolteremo le risposte alle domande e ve lo facciamo sentire. Buongiorno Presidente. Ci sei? Sì, grazie. Ho anche a Emiliano oggi. No, al Garisotti, probabilmente danza del fieno, adesso no. Presidente, non viene più neanche a conferenza stampa. Presidente, questa inaugurazione è la dimostrazione che la ricerca va avanti e non si ferma davanti alla pandemia. Che abbiamo dei validi professionisti, degli ottimi scienziati, e che al loro fianco c'è sempre una regione che investe anche qui 1.380.000 euro. Per il trapianto delle isole pancreatiche, che è una nuova frontiera per evitare l'utilizzo dell'insulina, la somministrazione di insulina in coloro che hanno un diabete di tipo 1, quindi ancora una volta si espianteranno organi, tant'è vero che è coinvolto il centro dei trapianti, nella fattispecie il pancreas, da lì si preleveranno con lavorazioni in laboratorio le isole pancreatiche che verranno poi infuse nei pazienti. Oggi i dati vanno di 7.000 nuovi positivi. Allora, abbiamo 7.000 nuovi positivi, diciamo che abbiamo tantissimi positivi, mai avuti tanti così nella storia di questi 22 mesi, però abbiamo un'ospedalizzazione che è un terzo del periodo peggiore. Abbiamo 178 persone in terapia intensiva, delle quali almeno l'80% non vaccinate, e nelle corsie abbiamo circa 1.200 pazienti, dei quali almeno uno su due non vaccinato, e ricordo che i non vaccinati rappresentano solo il 13% della popolazione. Faccio appello al governo, ne ho già parlato anche con il ministro Speranza ieri sera, affinché si modifichi il sistema, perché poi in base alle caratteristiche dello scenario va modificato il sistema. Oggi il sistema ci dice che noi non possiamo andare al collasso con i tamponi, perché questo è il vero tema,
quando potremmo ad esempio prevedere che i vaccinati non facciano la quarantena. Io spero che il Comitato Tecnico Scientifico dia un parere positivo. E dall'altro che si possa ridurre anche il numero di tamponi, il contatto stretto, che so, il bambino che è in un'aula con un positivo, non ha nessun senso, a mio avviso, che vada a fare un tampone per poi comunque restare in quarantena, per poi comunque fare un tampone alla fine. Penso che dovremmo, davanti a questi numeri, prenderne atto che è impossibile continuare con questo sistema. E quindi so che nelle prossime ore si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e spero che adotti queste proposte. Considerate che la dottoressa Russo sta lavorando su questo fronte e siamo fiduciosi. Presidente, oggi abbiamo 50 ricoveri in meno in area medica e 10 ricoveri in meno in terapia intensiva. Il professor Silvestri, che lavora negli Stati Uniti ed è un immunologo molto famoso, lavora sui vaccini da 30 anni, sì, lo conosco. Dice che questo virus, la variante Omicron, si starebbe raffreddorizzando per i vaccinati. Ecco, risulta anche a voi che in effetti sui vaccinati la variante Omicron sia un po' meno aggressiva della Delta? Ma assolutamente sì, ma il dato ce l'abbiamo perché davanti a 7.000 contagiati nelle 24 ore. Che sono, non li abbiamo mai avuti perché siamo arrivati a dati molto più bassi nel dicembre dell'anno scorso. Si troviamo un terzo di ospedalizzazione, vuol dire innanzitutto che il vaccino funziona. Secondo, che se ci sono vaccinati che si infettano, comunque si limita a sintomi da pouch sintomatico. Questo è il grande vantaggio, perché se oggi non avessimo i vaccinati, saremmo chiusi e staremmo qui tutto il giorno a contare morti. Il generale Figliuolo ha dato il via libera per i 4 mesi per la dose booster, quando partirà anche in Veneto questa possibilità di vaccinarsi? Noi partiamo in tempo reale, con Figliuolo mi diceva che aveva intenzione di dare l'ok per il 10 di gennaio, non so se poi ha confermato quella data. Noi siamo già pronti e fra l'altro vi dico già che l'anticipazione al quarto mese per la dose booster e l'anticipazione della durata del Super Green Pass a 6 mesi ci porta a noi per fine febbraio 2 milioni di persone da vaccinare, potenziali. Abbiamo performato bene, ringrazio tutti i nostri uomini e donne dei centri vaccinali, ma in generale della sanità, perché avevamo dato un target di 1,5 milioni di vaccinati in terza dose prima del 31 dicembre e arriveremo quasi a 2 milioni. Quindi io sono sicuro che ce la faremo a raggiungere anche gli altri 2 milioni entro fine febbraio. Però bisogna assolutamente che si modifichi questa storia dei tamponi. No, io non posso accettare che si vedano chilometri di code in strada, sapendo che parte di questa attività, con questa circolazione del virus, con queste caratteristiche, rischia di essere inutile. Ieri a Padova sono stati sospesi i tamponi per i non prenotati. È successa anche la stessa cosa a Santo Stefano. Alla fine, per giustamente dare priorità al tracciamento nelle scuole a chi si è prenotato, tanti sono stati rimandati a casa e molti avevano sintomi. Sì, ma anche il modello di tracciamento funziona finché hai una prevalenza. Quando aumenta di tanto la prevalenza del virus e il suo grado di circolazione, cioè, diventa una fantasia, un'utopia quella di pensare di poter chiamare a casa tutti quelli che sono positivi. Cioè, questa mattina noi abbiamo 7.000 persone, le quali potrebbero rispondere in via virtuale alla telefonata che hanno avuto 10 contatti a testa. Mandiamo 70.000 persone ogni giorno in quarantena. Finirà che per strada girano solo cani e gatti. Presidente, guardate, questo non vuol dire essere incoscienti, vuol dire che davanti ad ogni scenario ci sono le misure per quello scenario. C'è niente da fare, è così. Quindi io spero veramente che a Roma valutino con serietà, ovviamente mi rendo conto che sono degli aspetti scientifici che a me non competono, però io da un punto di vista gestionale ho l'obbligo di dire questo, perché a differenza degli uffici e dei palazzi noi abbiamo la gestione, cioè io ho assunto ingegneri gestionali per gestire questa roba e anche i nostri ingegneri gestionali ci dicono: fermo restando, c'è un altro piccolo particolare, reagenti e materiale sul mercato, perché con questa esplosione di richiesta io non so fino a che punto ci sarà un mercato che risponde. Ah, quindi la richiesta delle regioni è di mettere in quarantena soltanto i positivi? Ma io sto esprimendo la mia opinione, che ovviamente nel gruppo di lavoro vedo che sta prendendo piede, di mettere in quarantena sicuramente i positivi. Sì. Di non quarantenare i vaccinati, partendo da quelli della terza dose, okay. E quando c'è un contatto da mettere in quarantena, okay. E si parte dal presupposto che non serve fare il tampone, perché tanto se... Cioè, quindi il tampone dovrebbe essere destinato a questo punto, con questi numeri, al contatto che è sintomatico, altrimenti comunque deve starsene a casa.
Non può, il nostro bilancio oggi è un asintomatico contatto, due tamponi, uno all'inizio e uno alla fine. Risultato? Zero. Grazie. Guardate che c'è il tema, ma fa, cioè, secondo me verrà preso su serie, in seria considerazione, per non può andare avanti così. Sì, ma so che Federica in effetti ha mandato uno scritto. Sì, perché Federica ha visto le mie dichiarazioni, mi ha chiamato ieri sera. E sta sostenendo sta linea. Adesso c'è la dottoressa Russo che è coordinatrice del tavolo, ha chiuso il tavolo stamattina, sì. Si andrà in questa direzione, dopodiché con il massimo rispetto della comunità scientifica, poi c'è. Io non è che. Giustamente loro dicono, non sappiamo in che tempi si negativizza un Omicron. Va bene, però è altrettanto vero che non possiamo ancora dietro uno con i tamponi mattina, mezzogiorno e sera. La gente va fuori di testa e hanno anche ragione. Okay. Dopodiché è roba seria. Ma la risposta più o meno quando ve l'hanno garantita? Domani. Perfetto, grazie. Ecco, avete sentito, il tema è quello dei tamponi, del tracciamento. È difficile star dietro, ha detto il governatore Zaia, a questa mole di lavoro per il tracciamento. Bisogna rivedere la quarantena per i vaccinati con la terza dose e soprattutto bisogna capire se fare il tampone per i contatti stretti sia all'inizio che alla fine di questa quarantena. Ora entriamo per l'inaugurazione del centro e vi faremo sentire appunto le parole. Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti. Da parte mia un cordialissimo saluto a tutti voi, a ciascuno di voi, ma lasciate che rivolga il saluto più cordiale al nostro Presidente che è qui con noi oggi, all'Assessore, che insieme hanno voluto essere in questa occasione importante, sicuramente per la Regione del Veneto, per l'azienda ospedaliera. Qui con noi, Presidente, abbiamo, come dire, i direttori di dipartimento dell'azienda ospedaliera, abbiamo i protagonisti di questo progetto che poi sentiremo, abbiamo i componenti del comitato per la fondazione del diabete, regia, che ha come presidente, regia, Mario Bertolisi, che è qui con noi, e quindi abbiamo messo attorno a questo, chiamiamolo tavolo, in questa sala, una trentina di persone per e rappresentanti delle associazioni per il diabete. È un evento direi molto importante, siamo nel complesso Pietro d'Avano, che è una cittadella in sostanza di ricerca che l'azienda sanitaria ha acquistato nel 2007 dall'Istituto Zooprofilattico con un contributo regionale importante e che ha dato con dato d'uso alcuni spazi all'università e al BIM. È un complesso importante dove appunto trova collocazione questo nuovo centro per la terapia cellulare del diabete. E dicevo che in questi due anni il sistema sanitario veneto ha dovuto fronteggiare sostanzialmente due sfide importanti, una è quella contro il virus e l'altra è quella di garantire la maggior normalità possibile dal punto di vista sanitario alla nostra gente. E in questo contesto si è sviluppato questo magnifico progetto. Assistiamo un po'. Inquadratura, audio e tutto, è ovviamente una situazione in divenire questa dell'inaugurazione a Padova di questa nuova struttura per diabetici. Ne approfitto per mostrarvi, proprio pochi secondi poi torniamo a Padova, per mostrarvi il bollettino di cui hanno parlato in un certo senso sia il governatore Zaia che Valentina Vigentini. È il bollettino delle ultime 24 ore e in effetti vedete come i nuovi positivi siano 7.403, soprattutto localizzati a Padova, Treviso e Verona. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni invece, eccolo qui, c'è un meno 54 addirittura, forse anche insomma sintomo dei calcoli fatti nelle ultime 24 ore per quanto riguarda i reparti normali, tra virgolette, e meno 8 per le terapie intensive, mentre i decessi sono stati 28. Questo è il bollettino e come ha detto Zaia poco fa, nonostante il numero altissimo di positivi, le ospedalizzazioni sono circa un terzo rispetto a quelle del periodo più critico di circa un anno fa. Proviamo a tornare a Padova adesso. Del rene del pancreas, il cuore iniziativo. Io direi di chiamarmi qua subito, professor Rigotti, in maniera che
e poi daremo la parola alla professoressa Pugliani che si chiuderà il suo testo. Grazie a lei, direttore. Mi ha permesso di passare la mascherina. Allora, beh, io mi limiterò solo a mostrare qualche dato per spiegare perché questo progetto è stato inserito nella nostra unità operativa dei trapianti Beni e Pancas. Questo è un piccolo, un breve sommario della nostra attività. Abbiamo iniziato nell'88 e devo dire che mi fa molto piacere che qui in sala sia la persona che ha voluto fortemente iniziare questa attività, che è stato e da allora siamo arrivati quasi a 3.000 trapianti. Penso che l'anno prossimo avremo 3.000, che è un numero importante. Come vedete, la maggioranza sono trapianti di rene per donatore deceduto, ma anche un numero del donatore vivente, perché noi siamo il centro che in Italia ha la maggiore sorgente di trapianto tra di rene e da donatore vivente. E poi abbiamo un certo numero di trapianti di pancreas, e la maggioranza di rene e pancreas, perché l'indicazione è il paziente diabetico che a causa del diabete ha sviluppato anche un'insufficienza renale, quindi col trapianto di pancreas correggiamo il diabete, col trapianto di rene correggiamo l'insufficienza renale. Se guardiamo l'attività di quest'anno, questi sono i dati del Centro Nazionale Trapianti, vediamo che Padova è il centro che ha avuto l'attività maggiore come trapianti di pancreas. In pratica abbiamo fatto più del 35% di tutta l'attività in Italia. Ecco, allora sulla sinistra vedete quello che noi facciamo, che è il trapianto di pancreas come organo in toto, e noi trapiantiamo tutto l'organo, anche se in realtà nel pancreas ci interessa solo la produzione. Però il pancreas ha anche altre importanze di enzimi intestini e dobbiamo drenarli da qualche parte, li drainiamo con l'ansia intestinale. A sinistra mettiamo il rene, perché questo si fa il rene pancreas. Questo capite che è un intervento piuttosto importante, che si è anche dato dei risultati molto buoni, però va incontro anche a complicanze, perché poi il pancreas è un organo molto delicato. Sulla destra c'è invece un'altra possibilità, che diciamo, è anche quella più logica, cioè quello di trapiantare solo quello che ci serve, cioè le cellule che producono l'insulina e che sono raccolte nelle insule pancreatiche. Questo serve un procedimento di isolamento delle insule che poi scriverà la professoressa Fugian, che è il vero motore di questo progetto. E il grande vantaggio è che non serve poi un intervento chirurgico per trapiantare queste insule, ma è solo un'infusione di cellule nel fegato fatta dai radiologi, quindi è un grande vantaggio per il paziente. Con l'ultima diapositiva mi piace mostrare questa vignetta che è apparsa un po' di tempo fa sulla rivista più prestigiosa che abbiamo noi sui trapianti, che è l'American Journal of Transplantation, dove mette a confronto i tre possibili trattamenti del diabete: l'ore, le varie infusioni di insulina, il trapianto di pancreas in toto, che è quello che noi facciamo, e il trapianto di insulina. In Veneto finora noi potevamo offrire ai pazienti solo le due opzioni di destra, con questo nuovo progetto potremo offrire anche la terza opzione, che è il trapianto di insulina, quindi credo che potremo scegliere per ogni singolo paziente qual è quello che è il trattamento migliore. Finisco con veramente un sentito ringraziamento alla regione e quindi al presidente, all'assessore, all'azienda, quindi all'azienda, e anche a chi l'ha presieduto, perché e anche se posso, anche altre due persone che sono date molto da fare per questo progetto, che sono l'avvocato Caramel, perché devo dire che c'è stato veramente un grande supporto
è stato realizzato, come potrete vedere, questa facility molto bella e soprattutto in tempi molto veloci. Ora sappiamo che in Italia si possono fare le cose bene, ma velocemente è molto molto difficile. Per cui davvero grazie ancora. Bene, allora senza che venga sul palco, diamo la parola alla professoressa Furiani, accogliamo con un applauso perché come avete sentito è il motore di questo progetto. Grazie mille direttore, buongiorno. Io cercherò di illustrarvi brevemente gli scopi di questo progetto e di cosa di straordinario la facility che andiamo a inaugurare oggi. Abbiamo sentito che il pancreas è un organo che ha tante funzioni, tra cui quella digestiva, c'è solo una piccola porzione di cellule che a noi interessa per la cura del diabete. Sono le insule pancreatiche che contengono le cellule beta, meno del 5% dell'intero pancreas. Le cellule beta sono quelle che vengono distrutte nei pazienti che hanno un diabete di tipo 1. Questi pazienti in Veneto sono circa 20.000 e questi pazienti hanno un'insorgenza di malattia in età pediatrica o giovanile. Quello che avverrà in questa facility è l'isolamento, la processazione di queste cellule beta in una maniera straordinariamente pulita e sicura per i pazienti. Il processo parte dalla presenza di un donatore deceduto, dal quale è possibile prelevare il pancreas, dopo che viene selezionato dal coordinamento regionale trapianti, dal centro nazionale trapianti, arriva al centro per la terapia cellulare del diabete, dove si verifica la sicurezza del donatore, si procede alle varie fasi che poi vi illustrerò nella facility, la decontaminazione, la perfusione, la digestione, la purificazione per avere un grado di purezza cellulare più alto possibile, le cellule poi vanno messe in coltura per qualche ore, il tempo che riusciremo a ottenere i risultati del controllo di qualità e poi dal centro per la terapia cellulare del diabete ritorna nell'azienda ospedale Università di Padova dove in radiologia e presso la nostra unità operativa di chirurgia dei trapianti di rene e pancreas è pronto il ricevente per ricevere l'infusione. È stato possibile farlo qui perché c'erano davvero tante competenze. Noi gestiamo la terapia immunosoppressiva tutti i giorni, come chirurghi dei trapianti di rene e pancreas. I diabetologi, il professor Avogaro è anche il presidente della Società Italiana di Diabetologia. La diabetologia pediatrica con il dottor Carlo Moretti è stato lo spirito che ha entusiasmato tutti quanti noi nel procedere con i lavori. Abbiamo l'esperienza della radiologia interventistica del dottor De Conti e poi abbiamo la regione, il Veneto, tra le prime in Italia per donazione di organi e tessuti. In più abbiamo una collaborazione internazionale con i più bravi, cioè con CellTrans, che è una startup dell'Università dell'Illinois a Chicago, che ci ha fornito il Technology Transfer, si chiama, ci ha insegnato come fare nella maniera migliore possibile questa procedura. Questa è la facility che andremo a visitare, vi segnalo solo che questa straordinaria facility presenta dei gradi di pulizia dell'aria conformi o superiori agli standard europei. Vedete che ci sono 4 gradi di pulizia dell'aria che possono essere certificati, dal grado D che è quello più basso fino al grado A che è quello più alto. Noi abbiamo addirittura 3 ambienti in classe B, 3 ambienti in classe C e tutte le carte in classe A. Cosa vuol dire? 0 particelle per metro cubo nell'aria che possono essere misurate. I progetti. Nel 2022 il nostro obiettivo è sottoporre il primo paziente a un trapianto di insule standard, cioè con la terapia immunosoppressiva, perché sono cellule di un donatore diverso rispetto al ricevente. Ma poi vorremmo andare avanti. Ci aspettiamo nell'anno 2023-2024, tramite le collaborazioni con gli Stati Uniti, con la Norvegia, con la Slovacchia, di riuscire a ricoprire queste cellule con un polimero di alginato che le protegga dal sistema immunitario. A quel punto i pazienti non avranno più bisogno di terapia immunosoppressiva. E in futuro, nel 2025, ci piacerebbe che questa diventasse una terapia che si apre per un numero ampio di pazienti. Sfrutteremo anche le competenze che ci sono in questa città, in questa università,
di monitoraggio avanzato di piattaforme informatiche predittive, cioè il pancreas artificiale con cui, gruppo con cui collaboriamo. E quindi il passato è che l'insulina è stata scoperta 100 anni fa. Il presente abbiamo il trapianto di pancreas che dà risultati molto buoni, ma per pochi pazienti. Abbiamo il trapianto di insule e quindi si allargherà il numero di pazienti che potremo trattare, ma quando arriveremo a incapsulare le cellule proteggendole dal sistema immunitario faremo un grandissimo passo avanti e noi siamo pronti. Concludo facendovi vedere il grandissimo gruppo di lavoro che, con cui abbiamo lavorato insieme in questi due anni. Alcuni li ho già nominati e fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico del Centro per la Terapia Cellulare del Diabete, il dottor Balbisan del Servizio di Bioetica, il professor Fadini che ancora non ho nominato, la dottoressa Lucia Rizzato che è la referente che tutto sa di questa facility e il dottor Paolin che è il vero responsabile, si prenderà la responsabilità di quello che succede qua dentro. Ma anche grandi collaborazioni con la direzione tecnica Nuovo Polo Ospedaliero, l'ingegner Giusti, la radiologia seconda che ho già nominato e un grande numero di biologi, biotecnologi che ci stanno supportando. Concludo, se posso, facendovi vedere un video che abbiamo preparato in queste settimane che riassume un po' le attività che faremo in questo progetto. Grazie. Quindi una grande squadra che ha lavorato a questo progetto e che continuerà chiaramente via via ad implementarlo. Un brevissimo saluto da parte del professor Avogaro, che è il direttore dell'unità operativa delle malattie del metabolismo, prima di dare la parola al nostro presidente. Buongiorno a tutti, seguo diabetici da 40 anni e vorrei rimarcare che questa iniziativa serve soprattutto non solo a curare il diabete, ma anche per migliorare la qualità di vita di questi pazienti, perché un paziente diabetico
è costretto nell'arco della vita, durante la malattia, a intraprendere più di 500.000 azioni per curare la propria malattia. Quindi capite bene la rilevanza che questo progetto ha. Progetto che veramente, grazie alla Regione Veneto, e soprattutto è la dimostrazione di come si lavora in squadra. Chirurghi, diabetologi, radiologi, pediatri, credo che il Veneto, e qui chiaramente ci tengo a rimarcare, può mettere assieme delle eccellenze come raramente se ne vedono in Italia e anche all'estero. Quindi grazie di cuore. Sì, buongiorno, grazie. Devo dire innanzitutto che quando ci hanno parlato di questo progetto abbiamo detto subito di sì. Noi abbiamo sempre creduto, noi governiamo questa regione dal 2010, quindi quando abbiamo iniziato ci dicevano che erano stati bravi gli altri. Adesso possiamo dire che queste sono scelte nostre. Lo dico perché questo è uno dei tanti progetti innovativi che sta sostenendo e penso che questo sia assolutamente un'eccellenza. Ringrazio per le belle parole al professor Rigotti e alla professoressa Furlan e ovviamente tutti quelli che collaborano per questa sfida. L'idea delle insule pancreatiche, quindi tutto quello che significa poi giustamente anche con questa infusione evitare di essere insulino dipendenti, no? Perché poi questa è la fine, e avere anche una terapia che può diventare una vera e propria terapia di massa, lo diceva fra l'altro, lo si capiva chiaramente nel video, va nella direzione appunto di dare ancora risposte ai cittadini. La nostra è una sanità complicata, siete in 54.000, 12.000 sono medici, pensate, siete fautori dell'erogazione di 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, 2 milioni di accessi al pronto soccorso. E penso che questa sanità abbia dimostrato fino in fondo la sua efficienza anche in questo periodo, questi 22 mesi sono stati di follia pura. Se si pensate il Covid, oggi deprima un po' questa presentazione avrebbe diritto ai fasti e a una celebrazione molto più importante. Purtroppo si sono fatte molte altre cose durante il Covid delle quali non si parla mai. Io ho voluto essere qui con l'assessore questa mattina proprio anche per dare un significato che oltre al Covid c'è la sanità del Veneto. Quindi il Covid finirà, però resteranno i segni di chi ha lavorato come voi durante questo periodo infelice per progettare, per programmare. Sanità del futuro è una sanità che va in questa direzione, va nella direzione dell'iperspecializzazione, della ricerca scientifica e delle persone che ci credono, no? Perché giustamente il professor Rigotti prima parlando del progetto diceva ma poi il motore è la professoressa Furlan e penso che noi, lo dico sempre ai miei della sanità, noi dobbiamo investire su persone che ci credono, non sui perditempo, che sono anche i perditempo in giro. Allora questo è un progetto che ha un inizio, che è questo di oggi, che è quello della lavorazione delle insule e quindi delle cellule beta, ma anche poi un futuro che è quello della industrializzazione, perdonatemi il termine, di quello che sarà poi la terapia, che diventerà una terapia io spero velocemente, magari un po' prima anche del 2025, che diventerà prassi, no? Per tutti i suoi pazienti che ha seguito in tutti questi anni. Dall'altro dico anche che la nostra sfida è quella di deospedalizzare, quindi far star poco i pazienti in ospedale, e noi siamo in grado di farlo, lo abbiamo dimostrato come evento. Pensate che mediamente a parità di patologia i pazienti in Veneto restano nel letto dell'ospedale un quarto rispetto alle regioni peggiori dove si cura peggio il paziente con la stessa patologia. Ma di ospedalizzazione non vuol dire scaricare il paziente sanguinante a domicilio, vuol dire che noi abbiamo fatto investimenti e continueremo a fare investimenti. Con noi è apparso un capitolo di bilancio di 70 milioni di euro all'anno per investimenti in tecnologie, nuove tecnologie. Da noi la diagnosi e tutto quello che è la ricerca delle patologie ha avuto sicuramente impulso per i grandi investimenti che si sono fatti. Però questo poi si andrà a implementare, so che a qualcuno dà fastidio, le nostre grandi professionalità che abbiamo e sicuramente tutto quello che è l'eccellenza della sanità del Veneto si andrà poi a coordinare, implementare con quello che
sarà la prossima frontiera, che ormai è realtà, che è quella dell'intelligenza artificiale. Dovremmo sempre più capire che il mondo analogico ce lo siamo lasciati alle spalle, e quello che è il mondo digitale, quindi l'intelligenza artificiale, ci aiuterà sempre di più, perché se io chiedessi alla professoressa Furlan quali sono tutti gli aspetti, diciamo, di intelligenza artificiale, di nuove tecnologie applicate a questo progetto, lei mi direbbe: guarda, 10 anni fa non si poteva fare, o 15 anni fa non si poteva fare. Noi restiamo fiduciosi. La vera sfida, guardate, un giorno ho chiesto, mi sono fatto il tampone tranquillo, non so niente, penso di averne fatto una decina negli ultimi giorni, ogni posto dove vado faccio il tampone. Dicevo, se noi un giorno chiesero al presidente della Coca-Cola, voi sapete che è una ditta leader, fa un prodotto che c'è quasi inimitabile, perché continuasse a fare tanta pubblicità, tanti investimenti, visto considerato che è azienda leader. E lui rispose in maniera lapidaria, perché rispose così, perché altrimenti comprerebbero la Pepsi. E se ci pensate un po' alla posizione che abbiamo noi oggi come Sanità del Veneto, siamo sicuramente al top a livello internazionale, e diciamolo anche con orgoglio, no? Lo dico anche a qualche sanitario che a volte ama più passare il suo tempo a brontolare, a piangersi addosso, piuttosto che guardare in faccia la realtà. Diciamo che siamo al top a livello internazionale, ma dobbiamo mantenere questo standard. Guarda che dal punto di vista industriale non è facile. Quindi benvengano questi progetti, perché continuano a mantenere il nostro rating molto alto. E questo ci permette di essere credibili, autorevoli, e di poter sfondare su molti fronti. Vi faccio un esempio. Adesso c'è il PNRR. Sul PNRR ci saranno dei progetti bandiera. È ovvio che il Veneto può candidarsi, non posso dire qual è il progetto perché c'è il vincolo della riservatezza, ma sul progetto bandiera della sanità che spaccherà a livello internazionale. Ma questo lo possiamo fare perché c'è il grande lavoro che voi avete fatto in tutti questi anni e che ci ha resi autorevoli. Se uno non è autorevole, non è credibile, né a livello nazionale né a livello internazionale. Per il resto, guardate, noi siamo ancora in piena pandemia, oggi abbiamo 7.500 giù di lì contagiati. Io ringrazio tutti quelli che si sono vaccinati, perché grazie alle vaccinazioni noi abbiamo un terzo dei ricoverati rispetto al periodo peggiore trascorso l'anno scorso, che aveva meno contagiati di oggi, fra l'altro. Grazie ai vaccinati noi non abbiamo i morti che avevamo l'anno scorso. L'anno scorso nelle giornate peggiori avevamo 200 morti al giorno, oggi sono tanti, sono 28, ma non sono 200. E grazie ai vaccinati riusciamo ancora ad essere aperti. Ve lo dico non perché oggi voglio fare la celebrazione dei vaccinati, della vaccinazione, rispetto per le idee di tutti, ma dico che in un ambiente scientifico va guardato in faccia la realtà: il vaccino sta funzionando. Noi continuiamo con le terze dosi, lo dico a beneficio dei giornalisti che prima mi chiedevano. Abbiamo dato un target su una popolazione elegibile di 2 milioni di veneti a terza dose per il 31 dicembre. Avevamo dato un target, visto il ritardo nell'autorizzazione a terza dose, di 1,5 milioni, ma mi sa che arriviamo ai 2 milioni, cioè sballeremo di 100.000 unità, e quindi bene. Adesso con l'abbreviarsi del Green Pass, che passa da 9 a 6 mesi, e con la riduzione all'accesso della tempistica per l'accesso alla terza dose a 4 mesi, per il fine febbraio noi abbiamo un'altra popolazione elegibile di 2 milioni di veneti da vaccinare. Voi pensate a chiedere di essere vaccinati, noi ci arrangiamo per tutto il resto. Siamo motivatissimi, siamo schieratissimi, abbiamo 60 centri vaccinali, 1600 persone schierate, e mediamente 50.000 vaccinazioni al giorno le facciamo. Chiudo dicendo cosa? Che ho l'impressione che, con tutto il rispetto della visione scientifica e epidemiologica, ci mancherebbe, io l'ho portato avanti questa storia dei tamponi. Pensate, ad oggi il Veneto ha praticato più di 21 milioni di tamponi dal 21 febbraio 2020. Se io l'avessi detto prima del 2020, mi avrebbero fatto un TSO. Quindi 21 milioni 300 mila tamponi li abbiamo fatti ad oggi. Devo dire che però il Covid ci ha insegnato una cosa: cambia lo scenario, va modificata la strategia. Oggi non possiamo avere 7 km di coda per fare il tampone, vuol dire che qualcosa non funziona. A parte il fatto che c'è anche un dubbio che finiscano i reagenti e anche i tamponi, perché qualche segnale sta arrivando dai mercati. Ma dall'altro è pur vero che il bimbo che va a scuola in un'aula dove c'è un positivo
a mio avviso è inutile che gli facciamo il tampone, primo giorno il tampone alla fine della quarantena. Mettiamolo in quarantena e finisce lì, e i vaccinati non si mettono in quarantena, o quantomeno partiamo dalle terze dosi, perché ormai c'è un'evidenza scientifica rispetto al fatto che sulla terza dose noi non abbiamo casi di infezione o di reinfezione così eclatanti, e se ce li abbiamo sono sempre di modesta entità, cioè siamo nell'ambito di pauci sintomatici, insomma del raffreddorino, di sta roba qua. Ve lo dico perché ci sarà dibattito in questi giorni e spero che la comunità scientifica colga questo appello che Vento fa. Lo fa perché lo possiamo fare solo noi siamo quelli che fanno più tamponi nelle 24 ore in Italia tutti i giorni. Noi non siamo mai sotto i 150.000 tamponi. Per darvi una dimensione, regioni con i nostri stessi abitanti ne fanno 40-45.000 di tamponi. Tanto è vero che noi abbiamo tanti positivi e finalmente dopo 20 mesi hanno capito che tanti positivi non vuol dire essere più contagiati, vuol dire che abbiamo una percentuale di contagio sui tamponi che facciamo che è al di sotto della media nazionale. Anche oggi noi saremo cacciati come quelli con più contagiati, ma siamo quelli che in effetti ne hanno di meno rispetto ai tamponi che hanno fatto. Quindi probabilmente qualcuno ha più contagio, ma non sa di averlo o non vuole cercarlo. Tutto qua, quindi grazie. Noi ci siamo con la sorella per il proseguio. Voi cercate di metterci la forza di volontà e soprattutto a me piace questa storia della relazione con l'Illinois e quindi comunque che sia un cenacolo internazionale. Dopodiché dobbiamo essere partiti dal presupposto che noi dobbiamo essere i numeri uno, cioè il numero due nella classifica in Veneto non esiste. Quindi noi finanziamo, voi fate e pensate in grande. È quello che dico anche ad altre realtà. Guardate, noi abbiamo dei progetti a questi livelli, senza nulla togliere a questo che riguarda il tema dell'insulina, del diabete tipo 1, ma che sono assolutamente innovativi e, ripeto, sono degli investimenti sulle persone. Funziona così. E questo sono sicuro che prenderà quota. Ho visto tutto il programma, ho letto tutto il programma. Cercate di abbreviare i tempi se ce la fate e cercheremo anche di capire se riusciamo anche a darvi una mano ancora ulteriormente oltre a questo 1.380.000 euro di tasse dei Veneti. Dovete ricordarvelo tutti i giorni. Quindi oltre a questi soldi non siamo disposti a metterne ancora. L'importante è che ci siano un po' di risultati. Grazie, buon lavoro. Grazie mille. No, ma giustamente il primo festeggia e il secondo spiega, no? E quindi bene, grazie veramente di quello che ha detto. E adesso noi proseguiamo con la visita al centro. Il centro è. Torniamo un attimo in studio perché c'è ovviamente un po' di movimento che la nostra Valentina Visentini e il nostro Cristian Rocca Allende devono fare per, diciamo, riposizionarsi per il proseguo dell'inaugurazione, della diretta. Eravamo collegati con Padova dove c'è stata questa inaugurazione di questo centro per la terapia cellulare del diabete. Abbiamo sentito le parole di Luca Zaia che, insomma, ha confermato la richiesta al governo di modificare le norme per la quarantena vista la grandissima diffusione della variante Omicron, ma parallelamente per i vaccinati anche, per fortuna, al momento conseguenze limitate da un punto di vista clinico. Quindi la proposta è quella di ridurre la quarantena, addirittura di annullare la quarantena per i vaccinati con terza dose. Questo potrebbe essere, diciamo così, il punto di partenza. Scusate se ogni tanto non vi guardo, ma do un'occhiata al mio monitor di servizio per, eccoci qui, grazie Fabio, dalla regia, per vedere a che punto era la situazione per quanto riguarda l'inaugurazione vera e propria, diciamo, di questo centro. Sentiamo se c'è Valentina che ci sta raccontando. No, che Valentina evidentemente si sta spostando e posizionando per proseguire questo evento, diciamo così, che è certamente importante. Avete sentito, sì, se avete seguito
con noi tutta questa presentazione. Avete comunque capito che si tratta di qualcosa di anche di tecnico, infatti i medici che si sono susseguiti, che hanno parlato, insomma ci hanno fatto capire che si tratta di qualcosa di anche da un punto di vista così di comunicazione un po' complicato, però davvero dobbiamo apprezzare tanto il lavoro che fanno e quindi insomma fidarci sempre di più della scienza. Di nuovo provo a capire se Valentina ci sta raccontando. No, non ha ancora ripreso, però insomma, come vedete, ecco, questo è il momento un po' più ufficiale, quello dell'inaugurazione vera e propria, il taglio del nastro con i medici che hanno contribuito alla creazione di questo nuovo centro. Avete visto uno staff molto numeroso, tra l'altro. Siamo al momento dell'inaugurazione del taglio del nastro, poi si potrà entrare per visitare i nuovi laboratori. Leggiamoci. Applauso ed ora la visita ai laboratori, vediamo come verrà. Sarà una visita che viene fatta in due momenti successivi, prima proprio per limitare assembramenti e numero di persone contemporaneamente presenti nel, ecco, vedete quanta gente c'è, contemporaneamente presenti nei locali di questo centro. Sentiamo Valentina. Sì, Luca Zai e dei medici dell'azienda ospedaliera di Padova che stanno seguendo questo progetto innovativo per la cura del diabete. Quindi quello che vuole stare con me, Valentina. Venite anche altre tre. Si entra a piccoli gruppi. Stiamo entrando anche noi per poter visitare i laboratori. Ecco. Siamo entrati anche noi con le nostre, con i nostri Cristian Rocchi Allende e Valentina Visentin. Infatti vedete che gli spazi non sono poi così ampi, quindi è naturale che sia contingentato l'ingresso proprio per evitare affollamenti eccessivi nella struttura, in questo centro che è un centro di ricerca, insomma, è proprio laboratori all'avanguardia. Avete sentito parlare anche del PNRR da Luca Zai, almeno io finora non avevo sentito parlare in questi termini del piano, perché ha parlato di un progetto bandiera, cioè in pratica ci saranno dei progetti di riferimento, quelli un po' su cui puntare per ottenere il massimo possibile di fondi, e Luca Zaia parlava di un piano bandiera che sarà innovativo a livello internazionale. Ecco, intravediamo intanto i laboratori. Quindi ci aspettiamo dal Veneto un progetto davvero, ha detto addirittura usando un termine molto pratico, ha detto sarà un progetto che spacca, cioè intendendo dire un progetto che farà la differenza, che sarà, diciamo, stavo usando il termine invidiato, comunque insomma è un termine magari eccessivo, però sarà, allora, da quello che abbiamo capito, probabilmente un progetto che attirerà l'interesse degli addetti ai lavori a livello internazionale. Ecco, i ricercatori all'interno del laboratorio, c'è anche Valentina che spiega un po' meglio da vicino quello che sta vedendo. È una visione particolare, come potete vedere dall'operatrice che è davanti alle telecamere. Il PNRR è spiegato un po' meglio e ovviamente però Zaia non ha potuto rivelare quale sia il progetto perché ha detto che è tenuto al vincolo della riservatezza. È un però comunque un discorso che si lega molto bene
anche alla autorevolezza che ormai il nostro sistema sanitario ha a livello internazionale. Quindi se è possibile presentare, proporre e speriamo farsi approvare dei progetti di ricerca così avanzati, è anche perché ormai la sanità veneta, anche sul piano della ricerca, è, diciamo, stimata e riconosciuta a livello internazionale. Quindi anche per questo motivo probabilmente noi veneti ci identifichiamo con i nostri ricercatori e il nostro sistema sanitario, siamo ascoltati e siamo, insomma, anche presi molto in considerazione. Ecco, ancora i locali di questo centro di ricerca. Avete visto, abbiamo intravisto prima laboratorio, ovviamente sigillati, tra virgolette, vedete gli operatori entrano ed escono, ma con grandi protezioni, perché immagino ci siano anche, insomma, degli elementi all'interno di questi laboratori che possono essere contagiosi, immagino io, comunque, insomma, c'è la necessità di tenere tutto davvero sterile al massimo durante i lavori. Ecco, vedete, c'è addirittura una sorta di camera di decompressione per entrare nei laboratori, si deve passare da un'area all'altra facendo grande attenzione che non ci siano contaminazioni esterne. Ecco, questi sono laboratori di altissima tecnologia e, insomma, anche molto avanzati, probabilmente anche per gli strumenti che ci sono all'interno. Tutti i nostri colleghi operatori delle altre emittenti, oltre a noi, che cercano qualche fessura, qualche piccolo spazio per riuscire a mostrarci l'interno. Lo stesso sta facendo anche Christian Rocaiende, che, insomma, è quello che ci sta mandando in questo momento le immagini in diretta da Padova, dall'azienda ospedaliera, da questo centro di ricerca per la cura cellulare del diabete. Vedete come è tutto, sono tutte procedure per mantenere la sterilizzazione dei locali al massimo livello possibile. Ovviamente non sono spazi fatti per avere molte persone contemporaneamente, ma è tutto improntato alla massima sicurezza piuttosto, e questo, insomma, è ovvio, e quindi non sono proprio adattissimi a noi e al nostro lavoro, ma questo è evidente ed è anche più che comprensibile. Insomma, non deve essere fatto per noi, ma deve essere fatto per garantire, semmai, insomma, l'efficacia massima della ricerca e dello scopo per cui questi laboratori sono stati progettati e costruiti. E c'è stato spazio, avevo detto, anche per Luca Zaia per, insomma, commentare un po' i dati di oggi. Vi ho detto oltre 7.000 nuovi contagi, nuovi positivi nel bollettino di oggi, delle ultime 24 ore, oltre 7.400 casi positivi. Resta da capire in quale parte, in quale proporzione è la variante Omicron quella che ha determinato questi contagi, se ormai sia, non dico prevalente, ma quasi. Però siamo rimasti anche colpiti dalle cifre legate invece ai ricoveri, perché i ricoveri ospedalieri, quindi quelli nei reparti di medicina, non nei reparti di terapia intensiva, segnano un meno 54, insomma, sono cifre importanti, così come c'è un meno 8 nella casella delle terapie intensive, quindi 8 ricoveri in meno e 54 ricoveri in meno. È anche però da segnalare come purtroppo ci siano stati nelle ultime 24 ore 28 decessi, che non sono pochi, ma, diceva il governatore Zaia, comunque un numero molto inferiore rispetto a quello dei peggiori momenti della pandemia, quando i contagiati erano comunque in numero inferiore. Ecco, ci hanno mostrato intanto i ricercatori, i clinici, una parte dei laboratori, adesso stanno un po' descrivendo gli altri, intanto noi, insomma,
come si dice in questi casi, giriamo le immagini che poi ci serviranno anche per raccontarvi nei nostri telegiornali quello che è successo e quello che sta succedendo oggi a Padova con questa, chiamiamola inaugurazione, insomma, questa apertura. Con questa apertura. A proposito di Padova, affinché Cristian Allende finisce le immagini, io andrei, con Fabio chiedo conferma, andrei a vedere però cosa è successo ieri allo stadio Euganeo, dove si è parlato di tamponi anche con Zaia poco fa, troppi tamponi, bisogna rivedere anche questo sistema perché davvero non si riesce a tracciare e a fare i tamponi a tutti, di apertura, di chiusura delle quarantene, insomma davvero un caos totale, come è successo allo stadio Euganeo negli ultimi due giorni. Ci scusiamo con l'utenza, ma a causa dell'altissima affluenza i tamponi per i non prenotati sono per oggi sospesi. Da adesso accedono solo le scuole prenotate con orario e data. È tarda mattinata quando questo cartello viene esposto all'esterno del punto tamponi dell'USL 6 presso lo stadio Euganeo di Padova. Le code di persone con sintomi che si sono precipitate a fare il tampone dopo le feste è lunghissima, oltre 700 in attesa, e così i responsabili dell'USL hanno deciso di sospendere i tamponi per i non prenotati. Una situazione analoga a quella accaduta al punto tamponi dell'ospedale dei Colli il giorno di Santo Stefano. In una giornata si possono processare un migliaio di tamponi e così è stata presa la decisione di sospendere i test per i non prenotati. Confermati invece tutti gli appuntamenti per gli alunni delle scuole che erano sottoposti al regime di quarantena e che devono fare il tampone finale. Nel pomeriggio l'afflusso di genitori e bambini è stato costante. Questo è successo per quanto riguarda i tamponi. Stacchiamo proprio, io comunque vi tengo aggiornato, io e Fabio Verin stiamo comunque controllando a distanza quello che accade a Padova, ancora siamo all'interno dei laboratori, poi sicuramente Valentina Visentin ci farà un riassunto finale della visita all'interno di questo nuovo centro per il diabete, ma insomma, visto che Focus è comunque un contenitore in cui vi raccontiamo un po' tutto quello che accade a Nord-Est e vi accompagniamo anche fuori dallo studio, soprattutto fuori dallo studio come abbiamo fatto fino adesso a Padova, ora ci spostiamo nella pedemontana, perché sul Grappa per la precisione, dove Ferdinando Garavello ci racconta un po' quello che sta accadendo per quanto riguarda gli animali negli ultimi giorni. Insomma, c'è una situazione difficile per alcune specie di animali. Sentiamo perché. L'inverno è una stagione durissima per gli animali selvatici, che porta una selezione tra chi è forte e può sopravvivere e chi invece è destinato a soccombere. Quest'anno però sul Grappa la situazione si è fatta ancora più drammatica per cervi e caprioli, che vengono inseguiti dai lupi fino alle prime case dei paesi alle pendici del massiccio. E da qualche settimana si sta registrando una vera e propria strage di selvatici investiti dalle auto mentre fuggono per salvarsi dai predatori. In quest'ultimo periodo, dopo la nevicata che ha fatto, i lupi sono scesi più in basso e si verificano incidenti più di frequente. Praticamente in questo mese passato sono 10 animali feriti e uccisi, sia caprioli che cervi, 6 caprioli e 4 cervi. Ecco l'appello di chi conosce bene la situazione. Praticamente alla gente che fa il tratto di strada da Romano a Pove e i primi tornanti del Grappa, specialmente di notte, di andare piano e stare molto attenti perché succedono incidenti. C'è inoltre il problema dei risarcimenti, come denunciano i residenti. Siccome ci sono i cartelli di pericolo col capriolo, col cervo, non vengono risarcite le macchine che hanno fatto l'incidente, non vengono risarcite, insomma. L'amministrazione comunale è già stata coinvolta per un primo intervento che potrebbe essere già molto importante per ridurre al minimo i rischi per le auto in transito. Ho già avuto un incontro col sindaco per far tagliare soprattutto le siepi, perché perlomeno quando l'animale sta attraversando e ti arriva d'improvviso lo vedi, invece con le siepi sbuca d'improvviso e succede un incidente. Ecco, ho già avuto un incontro col sindaco e ho già promesso che facciamo che fa tagliare le siepi, insomma. Mentre prosegue la visita del centro per la cura cellulare del diabete a Padova, in attesa di ricollegarci con loro, ci fermiamo con i nostri colleghi, ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo con voi, ma vi parliamo anche di altro.
12:56 minuti, siamo insieme ormai da più di un'ora, siamo stati a Padova per un bel po' insieme per vedere, seguire in diretta l'inaugurazione del centro per la ricerca cellulare sul diabete, ma insomma abbiamo anche ascoltato il governatore Luca Zaia sulla vicenda pandemia, ci ha dato gli aggiornamenti, insomma diciamo che le notizie più importanti che ci ha dato durante l'intervista sono state quella della richiesta al governo, che pare entro domani darà una risposta, domani, ecco, questa è anche un'altra data importante, sulla modifica alla quarantena per i vaccinati, che potrebbe essere accorciata, addirittura tolta. Questa è sicuramente la notizia, tra virgolette, più importante, e poi anche però l'andamento, ecco, di ricoveri, decessi e casi positivi, che sembra essere sotto controllo, e comunque con le vaccinazioni le persone in ospedale si sono ridotte nel numero. Però insomma rimaniamo ancora insieme, probabilmente ci collegheremo di nuovo con Padova alla fine del giro che i nostri colleghi stanno facendo all'interno degli ambulatori e dei laboratori, più che ambulatori, dei laboratori di ricerca. Però insomma noi abbiamo anche la nostra sorella Tele4, la nostra emittente di Trieste, e ogni tanto ci piace andare a curiosare per capire cosa accade anche dalle loro parti. C'è la cronaca con un episodio drammatico che è avvenuto l'antivigilia di Natale, con un imprenditore rapinato e sequestrato mentre tornava a casa. Sentiamo. Fai il bravo, altrimenti vi ammazziamo tutti. Un imprenditore triestino è stato rapinato e sequestrato da due malviventi mentre rientrava nella sua villa in costiera. La drammatica vicenda è accaduta la sera del 23 dicembre, antivigilia di Natale, attorno alle 20. Mentre stava imboccando la stradina che dalla costiera porta a casa sua, l'imprenditore è stato avvicinato da due uomini, stranieri che parlavano bene l'italiano, armati di pistola, che gli hanno dapprima intimato di consegnare loro il denaro che aveva con sé, poco più di 2.000 euro in contanti, e un orologio di pregio. Subito dopo, uno di essi riesce a salire a bordo dell'automobile dell'imprenditore, gli stringe la testa sotto il braccio e, pistola alla mano, lo minaccia: questo è niente, vogliamo quello che hai in casa, fai il bravo, altrimenti vi ammazziamo tutti. L'uomo, spaventato e preoccupato, di colpo apre lo sportello della propria autovettura e scappa di corsa verso casa. La discesa è ripida, Ruzzola si ferisce leggermente, ma la sua reazione imprevista basta a far desistere i rapinatori, che scappano lasciando a terra la pistola, presumibilmente un'arma giocattolo. Le indagini sull'accaduto sono in corso, affidate alla polizia. Abbiamo aperto una finestra insomma anche sul Friuli Venezia Giulia, su Trieste, con questo episodio di cronaca, grazie ai nostri colleghi di Tele4, mentre a Padova sembra essere conclusa la visita ai laboratori di ricerca di questo grande centro, che insomma apre prospettive nuove per questa malattia e per la ricerca, ovviamente poi di conseguenza anche per la cura, direi. E, un'occasione questa anche per fare il punto della situazione su vaccinazioni e contagi. Ecco, mi è rimasto impresso insomma questa frase di Luca Zaia, che ha detto che domani il Ministero dovrebbe rispondere sulle eventuali modifiche delle regole per le quarantene, che potrebbe essere addirittura tolta, eliminata per i vaccinati con terza dose. Siamo quasi pronti, credo, per tornare a Padova, all'azienda ospedaliera. Vedo Valentina che si sta muovendo, forse per avere un ospite durante la diretta. Possiamo andare da lei. Governatore Zaia, prima di andare via, il ringraziamento da parte di tutto lo staff che sta seguendo questo progetto. I due punti insomma toccati in questa giornata: uno, l'importanza della ricerca che non si ferma nonostante la pandemia, con il Veneto che vuole fare da capofila a grandi progetti come questo dedicato alla cura del diabete, e poi ovviamente il tema del tracciamento e dei tamponi. L'avete sentito quello che ha detto più volte il governatore Luca Zaia, va rivista
la gestione del tracciamento per i contatti stretti delle persone che risultano positive, troppi appunto i nuovi casi, più di 7.400 nelle ultime 24 ore, e quindi è difficile dover gestire la mole di tracciamento di tutte le persone che sono contatti stretti di chi risulta positivo, quindi una previsione di tampone finale, solo di tampone finale per chi è un contatto o un familiare di una persona positiva, altrimenti si va al collasso il sistema di refertazione dei tamponi, ma soprattutto c'è il rischio che vengano a mancare anche le forniture come i reagenti e tutto quel materiale medico che serve per realizzare i tamponi. Questi appunto i due grandi temi della giornata trattati oggi dal governatore Zaia qui a Padova. Grazie a voi, buon lavoro. Dio, si conclude questo collegamento da Padova. Ringraziamo Valentina Visentini e Cristian Roque Allende che hanno un po' seguito con immagini e parole quello che è accaduto. Il governatore lo vediamo che sta salutando gli ultimi saluti prima di... Eccolo qui, grazie Fabio. Insomma, vabbè, è stata una visita che ha comunque dato il senso di questo nuovo centro, quindi dell'importanza ecco, anche a livello regionale e probabilmente nazionale di questa iniziativa. E rimaniamo insieme perché non ce ne andiamo, non vi lasciamo, rimaniamo ancora con voi. Volevo solo vedere se c'era qualche ultima ora, qualche ultima novità prima di fermarci per un attimo per capire se c'è qualche notizia che vale la pena dare, qualcosa sul Mose. Qua abbiamo i tamponi rapidi di cui parla il biologo Livio Marossi, che ha detto: i falsi positivi e negativi esisteranno sempre perché ci sono problematiche, però il tampone è attendibile. I tamponi rapidi generalmente, dice, sono attendibili. Ovviamente poi dipende anche dalla carica virale che una persona fa, che una persona ha, e quindi insomma la situazione è abbastanza in evoluzione. Sì, guardavo questa cosa qui, insomma, anche perché proliferano i tamponi, ci sono quelli in farmacia, adesso ci sono ovviamente anche quelli che hanno preso piede negli ultimi giorni, che si acquistano e poi a casa si effettua il test. Insomma, generalmente, ecco, questo esperto, questo biologo dice sono attendibili. Ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo, insomma, rimaniamo ancora insieme fino alle 13.30. Eccoci tornati in studio, sono le 13.09 minuti, siamo stati a Padova, siamo stati fuori comunque dallo studio un paio di volte e poi i nostri servizi ovviamente. E, ci sono, ecco qui, adesso stanno uscendo delle agenzie legate proprio alle dichiarazioni di Zaia sui tamponi, sul tracciamento, eccetera, eccetera, e l'abbiamo già sentito insomma poco fa. E c'è anche una notizia che arriva dal Mose, perché i lavori per la protezione della Basilica di San Marco sono fermi per la mancanza di un acconto che spetta per legge, per soldi, quindi le imprese non chiedono nulla di più. Lo ha riferito oggi il presidente di ANCE Venezia, l'associazione dei costruttori edili, Giovanni Salmistrari, commentando lo stop alla realizzazione delle barriere in vetro mobili che si protrae da oltre un mese. Sono stati sollevati problemi che non esistono, le polizze ci sono, non capisco perché non siano accettate. È l'esempio più eclatante di come si perde tempo per cavilli burocratici. Trovo allucinante che per questo motivo non si possa portare avanti un lavoro così decisivo per la nostra città. Questa è la dichiarazione dell'ANCE, dell'associazione costruttori, e abbiamo insomma scoperto che le barriere di San Marco, le barriere per proteggere San Marco, barriere in vetro, a quanto pare non sono in via di completamento, non si sta completando la loro realizzazione. Uno studio importante sulla variante Omicron, l'abbiamo
appreso in queste ore, è stato fatto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che ha sede a Legnaro, in provincia di Padova. È uno studio sulla variante Omicron che, insomma, ha portato alla luce che le vaccinazioni aiutano a proteggere da questa variante, e anche che invece i famosi test sierologici, cioè quelli che misurano gli anticorpi, uno dice beh, ho tanti anticorpi quindi sono più protetto, a quanto pare con la variante Omicron non sono attendibili. Sentiamo un po' questo studio, il riassunto. La Omicron c'è anche in Veneto. Noi abbiamo esaminato per l'Istituto Superiore di Sanità, quindi nell'ambito di uno studio nazionale, 219 campioni e abbiamo trovato 18 casi di variante Omicron. Quindi questo significa l'8,2% dei tamponi che abbiamo sequenziato, e quindi insomma possiamo stimare che questa più o meno sia la prevalenza della variante in Veneto. L'incidenza è stata calcolata il 20 dicembre e di questo passo Omicron potrebbe diventare prevalente anche in Veneto da febbraio. Questa è la prospettiva epidemiologica, che però si può controbilanciare con un'altra evidenza studiata e certificata dallo stesso Istituto Zooprofilattico. Tra i primi a livello nazionale e internazionale a produrre un report sull'efficacia della terza dose nei confronti proprio di Omicron. Ed è risultato evidente che dopo la terza dose la quantità di anticorpi che viene prodotta è sufficiente a garantire la protezione da infezione almeno nel 75% dei soggetti, e questa è un'ottima notizia in quanto ci rassicura che i vaccini esistenti sono ancora molto validi e ci richiama tutti all'ordine. La terza dose va fatta, e per quanto mi riguarda anche la prima dose nei bambini va fatta, dato il loro ruolo nel mantenimento dell'infezione. Bambini, dice il virologo, particolarmente vulnerabili di fronte al virus e alle sue varianti, anche quelli già infettati. E abbiamo proprio voluto testare anche le più recenti infezioni di quest'estate, bambini quindi infettati con la variante Delta, che era la dominante ad agosto, e è risultato evidente che la quantità di anticorpi neutralizzanti sia contro la Delta che contro la Omicron è veramente molto bassa e non in grado di proteggere da reinfezione. Più in generale, quanto un'eventuale quarta dose, l'Istituto Zooprofilattico non si sbilancia. Prematuro parlarne, dice Ricci. Non si possono oggi fare previsioni su cosa accadrà, ma possiamo fare previsioni su quello che sta accadendo, che è che la vaccinazione funziona in modo indiscutibile. Buona notizia questa, i vaccini contro la Omicron funzionano. Poi c'è la questione scuole, con un Stefano Bonaccini, che è il presidente dell'Emilia Romagna, piuttosto seccato, così ci riportano le agenzie, quando gli hanno chiesto se c'è la possibilità che il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi abbia dato ai presidenti di regione e sindaci la possibilità di disporre la chiusura di scuole in caso di focolai specifici, cioè non tutte le scuole, alcune scuole. E lui ha risposto che non è stata discussa questa cosa, quindi per lui non esiste, perché al momento non c'è stata nessuna indicazione ricevuta in questo senso. A Cortina invece, andiamo quindi nel Bellunese, nella perla, nei territori della perla delle Dolomiti, ci sono stati dei controlli anti-Covid da parte dei carabinieri in un albergo della località turistica, e sono stati trovati molti clienti senza mascherina, è stato sanzionato il titolare, un turista è addirittura fuggito in auto lungo una pista ciclabile, insomma una cosa abbastanza rocambolesca, e ci sono state anche, vedo, delle denunce, quindi il gestore dell'albergo indagato per omesso controllo, riporta l'agenzia ANSA, cioè per non essersi attivato con la clientela per far rispettare le norme, mentre un ospite ha tentato la fuga invadendo uno spazio ciclopedonale ed è stato anche trovato positivo all'alcol test una volta e mezzo oltre il limite massimo. Sentiamo cosa è successo. Stavano festeggiando in barba alle normative anti-Covid, riuniti in una sala e senza mascherina, ad interrompere il brindisi in un hotel 4 stelle nel centro di Cortina, i carabinieri che hanno bussato alla porta dell'albergo per un controllo. Mai si sarebbero aspettati gli uomini dell'arma di trovarsi di fronte ad una massiva violazione delle normative anti-Covid-19. Tranquillamente, fra calici di vino e risate, i clienti si trovavano insieme nel pieno di un assembramento e, fra l'altro, senza dispositivi di protezione. Controllati uno ad
raduno i clienti sono stati multati, 6 le sanzioni ai turisti ed una al titolare dell'hotel. Se non fosse grave la situazione pandemica, sarebbe anche ironico quello che è accaduto poco dopo l'irruzione dei carabinieri. Due persone, fra l'altro già contravvenzionate, sono uscite dall'hotel, hanno preso la macchina e si sono velocemente allontanati. Una fuga inspiegabile, l'automobilista, un americano, ha pure imboccato la pista ciclabile del centro cittadino nonostante ci fosse un cartello di divieto di accesso ai veicoli motorizzati. I carabinieri hanno raggiunto l'uomo e lo hanno bloccato ed hanno proceduto all'alcol test. Il guidatore è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1.28. Insomma, una vacanza che l'americano non dimenticherà così presto, perché oltre alla sanzione per la violazione anti-Covid, gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Intanto continuano serrati i controlli da parte delle forze dell'ordine per far rispettare le normative anti-Covid fondamentali per cercare di arginare questa nuova ondata pandemica. Una storia adesso che viene da Vicenza, perché c'è stato un incidente stradale. Sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale soprattutto per fare i rilievi, ma anche per gestire un po' il traffico, quindi diciamo ordinaria amministrazione tutto sommato. Però è successo che una delle persone coinvolte, che da quello che ho capito non aveva presentato sintomi non era ferito, insomma, non era rimasto in maniera particolare colpito nell'incidente, e invece a un certo punto è stato necessario il massaggio cardiaco, e due agenti della Polizia Municipale in pratica hanno salvato questa persona di 33 anni. Sentiamo. Due agenti della polizia locale hanno rianimato un 33enne coinvolto in un incidente automobilistico, praticandogli il massaggio cardiaco. Il fatto risale a giovedì 23, quando gli agenti sono intervenuti nel cavalcavia di Viale degli Scaligeri per ripristinare la circolazione a seguito dell'incidente, che ha richiesto anche la presenza di un carro attrezzi. Nel frattempo i conducenti dei mezzi coinvolti si erano accordati compilando la constatazione amichevole. Mentre gli agenti stavano gestendo il traffico, hanno sentito insistenti urla di richiesta di aiuto provenienti da uno dei veicoli non ancora rimosso. Una persona di 33 anni che fino a quel momento, pur essendo stata a bordo di uno dei mezzi implicati nell'incidente, non aveva avuto conseguenze, era stesa a terra incosciente. Immediatamente gli hanno praticato il massaggio cardiaco finché ha ripreso a respirare, intervento fondamentale per fargli espellere i liquidi e fargli riprendere coscienza in attesa dell'arrivo del 118 che ha portato l'uomo al pronto soccorso. Ai due agenti è arrivato il ringraziamento del primo cittadino Francesco Rucco e del comandante della polizia locale Massimo Parolin. Complimenti a questi due agenti, sangue freddo, anche insomma preparazione. Certo, magari uno pensa di essere preparato, poi quando si trova a confrontarsi con la realtà non è sempre facile reagire nel modo giusto e non perdere la calma. Quindi bellissimo esempio anche di senso civico, insomma, oltre che di senso del dovere. Torno un attimo nel bellunese, perché praticamente è stato completato un piano di interventi da 6 milioni di euro per sistemare, ecco, uso il termine molto terra-terra, per sistemare la rete elettrica dopo le nevicate dell'anno scorso. Forse ricorderete i tanti disagi, la linea elettrica che era saltata più volte, insomma, eventi eccezionali che però adesso dovrebbero essere probabilmente evitati. La linea è stata messa al sicuro, 44 chilometri di linea elettrica, la maggior parte dei quali è stata interrata, quindi insomma interrandola ovviamente i problemi vengono superati, e questo è insomma andare verso il futuro, ecco. E si aggiungono 90 chilometri che erano stati già ricostruiti dopo la tempesta Vaia, quindi direi che è una messa in sicurezza e un'innovazione tecnologica notevole. Torniamo a parlare di varianti, torniamo a parlare di contagi e purtroppo anche di disdette, perché insomma sono state molte le disdette nei ristoranti, in questo caso dei Colli Euganei per Capodanno, quindi un po' i contagi, un po' la paura della variante Omicron ha creato non pochi disagi. Sentiamo qual è la situazione a pochi giorni dal Capodanno. L'anno scorso le tavole vuote, la zona rossa, i ristoranti chiusi, costretti ad adattarsi a fare le consegne dei cenoni di Capodanno a domicilio. A distanza di un anno i ristoranti sono aperti, ma a causa dei contagi ancora molto alti e della paura per la variante Omicron piovono le disdette.
abbiamo parecchie disdette, abbiamo persone incerte, le persone ci chiamano per chiederci se fanno a tempo a disdire o a prenotare. Abbiamo anche qualcuno che prende posto e ci prenota con però il punto di domanda. A pagare il prezzo più alto in termini di disdette l'area dei Colli Euganei, soprattutto la zona di Torreglia, la Food Valley padovana. Dicembre doveva essere il mese delle cene aziendali di Natale, ma quasi tutti hanno rinunciato. Piccole tavolate e anche nei giorni di festa non si è registrato il tutto esaurito. Ora si teme anche per Capodanno. Siamo un po' pensierosi. Noi le sorte le abbiamo fatte di cibo e di tutti i generi alimentari che ci servono. Sarebbe peccato non poter intanto accontentare i nostri clienti e dopo anche sì, avere le scorte in frigorifero. Con le scorte di vivande nei frigoriferi si teme di sprecare cibo a causa delle disdette e così torna l'opzione della consegna a domicilio. Quando qualcuno ci chiama per prenotare, però con il punto di domanda, diciamo, se volete noi riusciamo anche a farvi il delivery, magari non a Venezia ma nel raggio di 20-25 chilometri. E tutti stiamo consigliando, nel caso ci fosse questo blocco, la paura eccetera, di poter avere qualcosa a casa. Noi siamo attrezzati, abbiamo le macchine col pieno di benzina. Oltre ai ristoranti ci sono gli agriturismo. Stavo un po' leggendo se ci sono stati danni da Covid su questo comparto. A quanto pare la crisi prodotta dalla pandemia non ha prodotto effetti negativi sul numero delle aziende agrituristiche, che quindi sono addirittura aumentate del 2% rispetto al 2019, ma immagino che invece i danni siano stati legati alla produzione. Ecco, nonostante la crescita delle aziende, crolla il valore economico. Nel 2020 la produzione è insomma calata del 48%, 27% rispetto al 2007, insomma sicuramente ci sono stati dei problemi, anche perché molti agriturismi sono rimasti chiusi e quelli autorizzati alla ristorazione hanno potuto offrire solo servizio di asporto nel momento peggiore della pandemia, quindi purtroppo gli effetti negativi ci sono stati e come. Torniamo in Friuli Venezia Giulia, sono curioso di vedere questo servizio di Tele 4 perché una troupe di colleghi è in piazza Goldoni a Trieste e ha un po' sentito l'umore dei cittadini perché c'è l'obbligo dell'utilizzo della mascherina FFP2 per salire a bordo degli autobus e i triestini a quanto pare sono rispettosi di questa regola. Mascherina FFP2 obbligatoria per viaggiare sui mezzi pubblici. Vuoi la quantità di popolazione anziana, vuoi il grande utilizzo dell'autobus da parte dei triestini, anche nel capoluogo giuliano le persone si sono munite del dispositivo di protezione. Quasi tutti, ma non tutti. Vero è che è prevedibile un periodo di naturale adeguamento alla regola e poi le mascherine FFP2 costano decisamente di più di quelle chirurgiche. Quello che è sicuro è che proprio tutti indossano la mascherina, almeno quella chirurgica, perché la totale assenza comporta una sanzione fino a 400 euro. Tornando alla regola dell'FFP2, la stragrande maggioranza dei triestini si è adeguata. Lei era sopra l'autobus? Ho preso l'autobus perché l'autobus è già vicino alla fiera per essere un po' più libero. Le persone avevano le mascherine, sì? Sì, le ho osservate tutte e soprattutto coperto il naso. Anche. Eravate in autobus? Eravamo in autobus. E le persone indossano le mascherine? Diciamo il 50%. Guarda, che trovavo una casa, avevo. Deve prendere l'autobus? Certo, a 29. Ok, quindi massima sicurezza. Sì, ovvio. Aspetto terza dose di vaccino, che godo dopo domani. Deve andare anche in autobus? Sì, ho trovato due stamattina. So che ho sentito per televisione, ho scelto una. L'ha trovata facilmente, vanno un po' a ruba. No, l'avevo da casa. Ah, ok. Me l'ha portata per dire, è vero, mia figlia. Ah, vedo che ha l'FP2, perché per andare in bus bisogna averla. Sì, ma noi abbiamo la macchina, non abbiamo bisogno. L'FP2 per andare diciamo nell'autobus, ecco. Questa è la situazione a Trieste. La cronaca però ieri ci ha portato a Venezia, spavento a Porto Marghera, una nube nera che si è elevata in cielo e causata da un incendio all'ex Alcoa, un incendio subito domato dai vigili del fuoco, però insomma è una zona delicata quella del nostro territorio.
Le alte lingue di fuoco dentro, in fabbrica, al petrolchimico di Porto Marghera. Fuori, la densa e alta nube nera, vista nel cielo anche a distanza di diversi chilometri. Fortunatamente nessuno tra gli operai è rimasto ferito durante il rogo. L'incendio è divampato dalle 11 qui alla ex Alcoa, ora Slim Fusina Rollin, per alcuni laminati che sembra abbiano preso fuoco in seguito dell'olio combustibile caduto su un tracciato su alcuni binari. 7 le squadre, compresa l'autogru dei vigili del fuoco, accorse da Mestre e da Mira con una trentina di uomini. L'operazione di messa in sicurezza della sala macchine dove si producono laminati è durata all'incirca un'ora per spegnere le fiamme con lo spargimento della schiuma al fine di mantenere bassa e sotto controllo la temperatura all'interno dello stabile, spiega il caporeparto di giornata dei vigili del fuoco. Abbiamo salvato tutto il resto dei reparti praticamente. L'operazione da cui si è generato il rogo durante la fase di manutenzione dello sbozzatore, nome del macchinario da cui dipende l'intera produzione di fabbrica, che opera per lo più per i cantieri navali ma anche per il Ministero della Difesa. Macchinario che il fuoco ha reso al momento fuori uso, spiega sempre il capoturno di giornata dei vigili del fuoco. È stato compromesso, adesso abbiamo le squadre NIAT che stanno arrivando sul posto per fare la verifica proprio dell'incendio in se stesso praticamente. Che tipo di squadre sono? È una squadra investigativa, antincendio o cose del genere, quindi è anche il funzionario di guardia che è quello che dopo dovrà fare tutta la relazione. Ovviamente la priorità e la cosa più importante è che non ci siano state conseguenze per gli operai, però la produzione si è fermata in questa azienda a macchinario fermo, e adesso per i 300 dipendenti dell'ex Alcoa cosa accade? Sentiamo quali scenari si aprono per loro. Se essendo la macchina principale rischiamo, ci può essere anche una chiusura. Una chiusura momentanea, temporanea, certamente. Bisogna andare a verificare se siamo ancora assicurati, se c'è l'assicurazione, se ci sono tante cose che devo verificare insieme ai miei colleghi per capire il futuro prossimo. Purtroppo siamo anche nella condizione, come le diceva il mio collega, in concordato. Speriamo, come dicevo, di far riprendere il prima possibile la produzione adesso. L'incendio allo sbozzatore, il macchinario da cui ha avuto origine il rogo di stamani all'ex Alcoa, ora Slim Fusina Rolling, crea molti dubbi e incertezze sul futuro delle 300 famiglie che lavorano per lo stabilimento, di cui 200 lavoratori diretti e la parte restante indiretta, tra le quali un centinaio complessivamente le donne operaie e amministrative. Tante le cose da capire in merito a questo incendio, due su tutte: se la ditta già in concordato preventivo risulta assicurata contro roghi di questo tipo e se al momento della manutenzione fosse presente la figura del cosiddetto RSPP, l'ingegnere responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ovvero il previsto garante della sicurezza dello stabilimento, o in sua vece un suo delegato. Tutta la produzione parte da questo macchinario, cioè uno dei primi processi partono da questo macchinario. Adesso bisogna valutare l'entità del danno. C'è da dire che la manutenzione del cosiddetto sbozzatore viene effettuata due volte l'anno con tutti i dipendenti a casa in ferie. Quella di oggi è stata una di questi previsti due appuntamenti annuali. A lavorarci soltanto operai specializzati presi appositamente da una ditta esterna. Quello di stamane non è il primo incendio registrato in fabbrica, dicono dall'RSU. Siamo in chiusura, siamo stati insieme dalle 12, anzi prima, dalle 11.45, perché alle 12 eravamo già a Padova ad ascoltare il governatore Luca Zaia, a visitare il centro di ricerca per la terapia cellulare del diabete. E insomma, vi lasciamo con questa informazione, cioè il numero molto alto di contagiati oggi in Veneto, 7.400, la proposta di differenziare la quarantena a seconda se si è vaccinati con terza dose o no. Insomma, bisogna snellire questa procedura, diminuire anche il
probabilmente il numero di tamponi e migliorare il tracciamento, che in questo momento sta andando un po' in tilt nel nostro sistema sanitario. Sono tutte risposte che avremo probabilmente domani. Quindi noi siamo qui, domani saremo qui di nuovo, prima però c'è tutto il pomeriggio da trascorrere insieme e poi questa sera i nostri notiziari. Per il momento è davvero tutto, vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio.